in diretta in questa nostra mattinata del Gran Mattino. Come ho detto prima, ai nostri microfoni ci sarà Ettore Castagna. Ecco qui in arrivo per voi. Pronto? 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 Pronto, buongiorno. Buongiorno, come state? Non c'è malaccio, grazie, spero anche voi. Grazie mille per la vostra presenza all'interno della nostra programmazione, è un grande onore appunto per noi, per tutto lo staff di Radio Studio Antacinque Merito TV, canale 817 della Digitale Terrestre, averla qui ai nostri microfoni. Ricordiamo Ettore Castagna, è al suo primo romanzo d'esordio, ecco, dal titolo Del sangue e del vino, è stato ecco, presente in diverse recensioni letterarie pubblicate sui giornali di testata nazionale, quali il Corriere della Sera, il Foglio, ed è qui con noi. Ecco, come prima domanda, siamo molto ecco, emozionati di averla insieme a noi. Ecco, per quanto riguarda il libro, anche perché ho visto che sarà presente al 30° Salone Internazionale del Libro Oltre il Confine a Torino. Sì, ma non ho capito, devo parlare del Sì. romanzo? Bene, oddio, il romanzo è un romanzo storico, diciamo, è un romanzo che diciamo, contiene diverse tracce. Una traccia è sicuramente quella del romanzo storico, però c'è anche l'elemento fantastico, c'è anche l'elemento dell'avventura, l'elemento, se vogliamo, della magia. Ma devo dire che sostanzialmente è un romanzo nel quale ho avuto l'opportunità di creare una sorta di epica di un popolo, nel senso che nonostante la mia vita si svolga oramai fuori dalla Calabria da più di 35 anni, io con la Calabria mantengo rapporti stretti ma vivo e lavoro al nord. Diciamo, è stata per me l'occasione di costruire quella che era un'epica non solo della mia memoria, ma della mia idea di Calabria, che è una idea diversa da quella della cronaca, la Calabria, come dire, la Calabria monotematica, o solo peperoncino, o solo 'ndrangheta, o solo cronache disastrose, no? È Sì, esistita nella mia aprendo vita, nella vita. ecco una parentesi su questo, si pensa che molto spesso la Calabria sia solo 'ndrangheta, sia solo mafia, ma non è assolutamente vero, è anche cultura ed è anche fondamentale che se ne parli, in modo particolare quando ci sono dei testi così intrisi di significato. Ricordiamo che possiamo definire il vostro libro come un affresco visionario dell'Aspromonte Grecanico? Sì, è un affresco visionario perché la visionarietà fa parte della letteratura. E allora si tratta di una storia, una saga di tre generazioni, che inizia con due profughi che arrivano da Creta. Oggi siamo abituati a un mare di profughi, ma il mare dei profughi c'è sostanzialmente sempre stato. Per esempio nel 600, quel po' di ricerche storiche che mi hanno portato a scrivere il romanzo mi hanno portato facilmente a scoprire che in Calabria ci sono state ondate di profughi che sono arrivate da Creta quando Creta è stata invasa dai turchi. E allora c'è questa saga di tre generazioni, arrivano due greci, si stabiliscono in un paese immaginario dell'Aspromonte greco che si chiama Seleno e avranno una serie di vicissitudini, poi nascerà una loro figlia che si chiamerà Caterina, che avrà anche delle altre storie tra avventura, magia, eccetera, diventerà maga lei stessa, fino ad avere poi un figlio, che è un po' l'eroe finale di tutto quanto il romanzo. Insomma, è una storia complessa, difficile da raccontare, che forse non è il caso di raccontare, perché sennò poi nessuno è Bisogna, ecco, interessato a leggere il leggere il romanzo. libro, ma come lei ha detto, si parla, può essere ecco, messo in correlazione anche alle tematiche attuali, appunto, dei profughi. Quindi sì, viene descritto uno spaccato del tempo, ma si può mettere in correlazione a quelli che sono i tempi odierni. Quindi c'è una sorta di modernità, di continuazione, ed è anche molto bello perché parla del nostro territorio. Quando si parla della Calabria, ecco, bisogna dirlo, e quindi è descritto in maniera magistrale quelle che sono le nostre campagne, i paesaggi rurali. Sì, diciamo che il territorio qui è molto importante e c'è anche una concezione che è quella che io ho imparato dagli anziani, un po' di tutta la Calabria, cioè una concezione un po' sacra, se vogliamo, della terra, del territorio, no? Per cui
Il territorio non è solamente il luogo con i suoi abitanti, con le sue leggende, con le sue credenze, ma anche il rispetto anche delle singole pietre, no? Per cui è un sistema di credenze che è culturale, che ha portato per secoli delle comunità a vivere in armonia con un territorio. Lasciamo perdere le tragedie, gli scempi di oggi, però per secoli i calabresi hanno vissuto il territorio in un modo estremamente positivo, perché è un territorio che ha lasciato crescere, ha nutrito decine e decine di generazioni che lo hanno trattato in un modo riconoscente, per cui c'è questo rapporto molto bello, appunto, ripeto, sacrale, dei personaggi, dei protagonisti, delle comunità di cui si parla nel romanzo con il territorio. C'è un'idea religiosa del territorio, infatti in tutto il romanzo le stesse pietre hanno, potremmo dire, hanno sostanzialmente un'anima, la valle ha un'anima, non ha solamente delle vicissitudini oggettive, ma la valle parla, la valle ha delle intenzioni, la valle influisce sulla vita dei personaggi, la valle dialoga attraverso gli spiriti o attraverso dei personaggi come una figura popolare nell'area grecanica che è il dragumeno, che io ho riciclato all'interno del romanzo dandogli anche un aspetto un po' diverso. Sono tutte occasioni di dialogo, se vogliamo, con la natura, con gli antenati, è una forma molto forte di identificazione con i luoghi che è presente nel romanzo. Quindi è molto forte l'identità, la radice di far parte di questo territorio. E è stato descritto il libro come, una frase molto bella che mi piace dirla, un intreccio narrativo intriso, il sapore metallico del sangue sgorgato con ferocia, misto al profumo onirico del vino rubino e trasparente. Ecco, questo passo si può ritrovare nel giornale nazionale Il Foglio, quindi descrive quello che è il sud, in modo particolare le nostre tradizioni. Ma più che altro qui andiamo oltre le tradizioni, qui entriamo nel DNA, se vogliamo, nell'intimità culturale di un modo di vivere, di una mentalità storica, se vogliamo. Nel romanzo sono molto importanti alcuni fatti simbolici, cioè il vino è accostato al sangue, perché nella cultura popolare è accostato al sangue, no? Pensiamo in quanti brindisi sentiti soprattutto degli anziani, no? Si augura che il vino faccia sangue, che il vino, diciamo, alimenti, che il vino scaldi, no? Che il vino crei con qualche modo comunità, no? Il vino è un simbolo forte, per cui nel romanzo il vino, come il sangue, quindi il colore rosso, come anche altri colori come il bianco, eccetera, ricorrono continuamente con tutta la loro carica simbolico-culturale. Per cui questo è un elemento forte, diciamo, del romanzo, quello di costruire un tessuto simbolico-culturale all'interno del quale riconoscere i personaggi. E anche questo è un fatto. Anche il racconto di quello che sono i mondi pastorali e contadini calabresi, che è una delle nostre risorse più importanti. Sì, beh, qui c'entra la mia attività di antropologo, nel senso che io come antropologo mi sono occupato, i miei principali campi di ricerca sono stati quelli del Mediterraneo centrale, no? Quindi, come si direbbe tecnicamente, ho fatto campo in Grecia, ho fatto campo in Sardegna, ho fatto campo alle Baleari, qualcosa anche sull'arco alpino, molti dei miei studi si sono svolti in Calabria e quindi la mia conoscenza, poi anche diretta, no? Che poi si è trasformata spesso in rapporti di amicizia, di quelle che sono le forme della cultura, della memoria, del mondo contadino e pastorale, mi hanno ovviamente aiutato molto. Quando si tratta di descrivere una Calabria del 600 è ovvio che è una Calabria di pastori e dei contadini, e allora a quel punto avere delle conoscenze in questo settore culturale è ovvio che mi ha facilitato molto poi nella scrittura, perché poi quando si ambienta un romanzo storico, che ho più o meno la pretesa di essere storico, allora il verosimile deve essere estremamente forte, e anche il vero deve essere forte, perché se c'è stato un terremoto non me lo posso inventare, ma anche se c'è un modo di dire non me lo posso inventare, o un modo di pensare non me lo posso inventare. E poi anche, sì, poi anche il romanzo ha una sorta di cadenza tra la tragedia classica e il ritmo di un mondo thriller, quindi c'è una sorta di... Sì, questa è una cosa, una, diciamo, recensione che ha fatto Francesco Bevilacqua sul romanzo, che ho trovato molto esatta.
nel senso che mi ci sono riconosciuto. E il romanzo alla fine è una tragedia, no? Nel senso che è un incontro logico forte di diverse verità che vanno in conflitto fra di loro, come in tutte le tragedie. Però anche come scelta di ritmo è estremamente forte. C'è una cadenza molto stretta a livello narrativo, per cui diciamo sì, è vero, da una parte è una tragedia, dall'altra parte ha diciamo, una cadenza, un elemento ritmico, se vogliamo, che lo può avvicinare a un thriller, sì, questo è vero. Molte recensioni sono state fatte anche da grandi intellettuali calabresi. Domenico Minuto cosa vi dice? Diciamo che il professore Minuto per me è sempre stato, diciamo, devo a lui probabilmente il contagio della passione verso il mondo bizantino e verso le radici più antiche della nostra regione. Quando ero ancora solo uno studente di liceo, devo a lui il contagio. Io ho un grande rispetto per questa figura dalla profondità culturale straordinaria. Per cui poi una sua recensione privata, una sua lettera privata che mi ha molto, diciamo, scaldato il cuore per quanto riguarda l'opinione del professore sul mio romanzo. Poi gli ho chiesto la possibilità di pubblicarla, poi alla fine l'ho pubblicata sul mio blog. Dice delle cose molto belle, delle quali sono grato al professore Minuto, che però io ritengo comunque una persona che è fondamentale nella mia formazione. Insomma, ecco, questo è sicuro. Il libro sarà presente al 30° Salone Internazionale del Libro a Torino. Sì, sarò, diciamo che del libro io ho messo in piedi un format di presentazione che è un reading concerto, nel senso che dura circa un'ora e un quarto, ed è una sorta di, tra virgolette, spettacolo nel quale io leggo e suono, perché sono anche musicista, e quindi leggo e suono e parlo del romanzo. Questa cosa sta avendo un discreto successo a livello nazionale, ho fatto alcune decine di presentazioni in tutta Italia di questo genere, e adesso anche il Salone del Libro è interessato a questa cosa. Sarò nello stand di Rubbettino, che è il mio editore, a Torino, e sarò presente al Salone del Libro, certo, con il mio romanzo il 19, il, sì, il 19, il, sì, 19 maggio, sì, sarò presente il 19 maggio, sempre alle 18, o alle 18 o alle 19, adesso non mi ricordo, però si può consultare il programma. Comunque, nella serata del 19 sono presente con il mio reading concerto a Torino al Salone Internazionale del Libro. Sicuramente nella pagina di Ettore Castagna troverete, nella pagina di Facebook, quindi la pagina ufficiale, troverete tutte le informazioni inerenti alle varie presentazioni. Anche sul mio sito, si può andare sul mio sito personale, ettorecastagna.it, e anche lì trovate tutte le informazioni sulle mie attività in generale, insomma. All'inizio della nostra programmazione abbiamo appunto presentato Ettore Castagna come scrittore, antropologo, etnografo, ma anche già direttore appunto del Palerizza. Un'idea di quelli che sono i borghi dell'area cricanica, quindi un'idea di quella che potrebbe essere una maggiore valorizzazione culturale dei nostri territori. Ma io, diciamo, è una domanda alla quale è sinceramente difficile rispondere molto in sintesi. Come lei sa, io ho lavorato a lungo sull'area grecanica, un territorio che conosco bene, ho dedicato una buona parte della mia vita a questo territorio. Quello che posso dire Ricordiamo molto, molto, 17 anni, sono stati come nel Festival Palerizza l'ho diretto 17 anni, sì, però ho fatto anche molto altro sull'area. Adesso non vorrei fare quello, come dicono al nord, che se la tira e quindi che racconta e quindi mette sfodera il suo curriculum via radio. Non è il caso, lascerei perdere. Non c'è stato solo il Festival Palerizza, mi sono occupato di sviluppo territoriale nell'area grecanica per molti anni. Per cui io quello che posso dire in sintesi è che è fondamentale la conoscenza della cultura e del territorio in quest'area. Come base, assoluta come base di un'ipotesi di sviluppo sia culturale che turistico del territorio, cioè senza la consapevolezza delle risorse che il territorio ha e quindi degli elementi che in qualche modo possono essere fondanti di un progetto di sviluppo, senza queste conoscenze è assolutamente inutile immaginare un qualsiasi, con o senza virgolette, progresso. L'area grecanica è molto ricca di cultura storica, però
senza un approccio sincero a questo mondo culturale, che non significa banalizzare, no? Cioè, la politica della pane, salsiccia e tarantella è una politica assolutamente superficiale. Il territorio è molto altro, che bisogna avere il coraggio di conoscere con orgoglio, nei suoi aspetti gradevoli e nei suoi aspetti sgradevoli. Quando si fa questo passaggio, probabilmente uno è consapevole delle proprie risorse, delle proprie energie e può ragionevolmente progettare il futuro. Io solo questo posso dire, poi non vorrei entrare nel merito di dettagli per i quali adesso non ci sarebbe il tempo, sui quali non ci sarebbe il tempo adesso di parlare, però in generale quello che ritengo io come modalità di lavoro è questo: la conoscenza del territorio è un dato indispensabile per immaginare il futuro. Quindi una maggiore conoscenza, un maggiore approfondimento di quella che è la cultura, le nostre radici, la memoria, e metterle, ecco, in evidenza, che è la cosa più importante anche per una futura trasmissione generazionale, quindi far sapere a chi verrà dopo chi siamo realmente, ed è molto importante questo che lei ha detto. Quindi io ringrazio Ettore Castagna, i nostri microfoni di Radio Studio 95 Merito TV, il nostro invito comunque rimane: se vi trovate nelle nostre parti, qui a Merito di Porto Salvo, zone limitrofe, noi siamo ben accetti di accogliervi. Come tutti i calabresi del nord, d'estate sarò in Calabria e magari, se riesco, un passaggio dalle vostre parti lo faccio con piacere. Rimaniamo in contatto, vi ringrazio ancora e vi auguro una buona scuola, perché so che siete un insegnante, quindi dovete andare in classe. Ahimè, questa è la vita, cioè, sono l'insegnante. Buon lavoro, grazie mille. Grazie, allora. Grazie a voi. Grazie a voi. Quanta violenza che passa in tele.